oggi questo duello finisse, perché primo set onestamente ha dominato Rico Barbieri, perché ha spinto molto, quindi Attilio 5 grani è stato un po' sballottato da un lato al lato del campo. Poi nel secondo set l'incontro è cambiato, da 4-2 ha avuto la forza mentale 5 grana a chiudere secondo set. Allora, Enrico, duello continuo tra voi due, meno male che non siete capitati dallo stesso lato del tabellone, e quindi più che un giudizio su questa partita che continua, e ti affronterai tu, mi pare che dal tuo lato del tabellone, chi c'è? No, io devo aspettare tra Chiavanti Rocco, che deve aspettare comunque Caloiero e altri, Gallo, che si devono affrontare. Ho capito, quindi sono possibilità, anche se ci sono grossi giocatori. Chi vedi favorito per questo, diciamo, sociale? Vabbè, i due favoriti sono Agostino e Maestro Giamba. E poi, insomma, è una partita molto veloce, quindi può accadere di tutto, perché è modalità rodeo. Cosa è successo nel secondo set? Conducevi 4-2, sembrava la partita in discesa, a un certo momento c'è stato un calo. Hai bombardato Attilio, soprattutto nel primo set, con colpi violenti, poi ha un po' rallentato. Ha avuto grande botta di fortuna lui. Comunque ha cambiato tattico un po' nel secondo set, è salito un po' di tono. Quale santo ha invocato, perdono Francesco Antonio, ma a volte santi pure nel tennis intervengono. Ok, allora Attilio, primo set ha comandato onestamente, tu hai fatto un sacco d'errori, ti ha costretto perché comportate violenti, poi sembravi spacciato, come al solito il tuo colpo di coda, a 4-2 sei riuscito poi a vincere il set. Un giudizio su questa partita? No, è vero, nel primo set mi ha distrutto Harry, perché tirava dovunque, qualunque pallina sembrasse era buona per attaccare, quindi mi ha distrutto veramente, diritto e rovescio, benissimo. E poi piano piano sono riuscito, ho cambiato tattico, ho cercato di non palleggiare tantissimo magari con lui, perché è deleterio. Ho fatto diverse volée, dai, alla fine forse anche un po' calato lui, sono riuscito a non perdere. Anche questa partita è finita X. Ok, vabbè. È quasi impossibile. Allora, vediamo se qualche volta qualcuno riuscirà a vincere. Speriamo. Ecco, speriamo io. Chiedo anche a te un giudizio su questo bellone sociale, chi vedi favorito e chi dovrà affrontare tu. Allora, io dovrò affrontare, se non sbaglio, allora, non credo i vincenti tra Costa e Barbieri, Francesco, forse, credo di sì, che siano questi. Però come favorito chi vede? Tuo cugino Caridà o il mio cugino Caridà dice che ha problemi alla schiena, vediamo se è vero, perché ogni volta dice che a qualche prova poi vince, gioca 3 ore. Scusa, prego. Francesco Antonio, volevo dire, c'è anche il ritorno di Serrao, Eugenio. C'è anche il ritorno di Serrao, Eugenio, che ha perso una finale all'incirca 7 anni fa. E quindi, ancora, secondo me sarà un torneo di alto livello. Sì, alto livello. Ok, grazie, invito l'amico Rocco a inquadrare, che sono già pronti in campo per il torneo sociale, dove i giocatori, vedete, maglia bianca, abbiamo Enrico Barbieri Maria, che affronta Filippo Alcorino. Faremo poi l'intervista alla fine, tanto lasciamo tranquilli, stanno palleggiando.